Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andate e Ritorno. E se trovi interessanti i miei video, registrati al mio canale YouTube cliccando sulla campanella qui sotto. Ma quali sono i comportamenti che possono logorare la relazione? Sono tre i comportamenti che possono compromettere nel tempo una relazione di coppia. Negli anni 90, uno psicologo della Chicago University, John Gottman, ha compiuto l'analisi, forse più dettagliata, sulle emozioni che cementano le unioni e sui sentimenti corrosivi che invece la distruggono. In uno studio è stato in grado di prevedere con un'accuratezza del 94% quali coppie fra quelle osservate nel suo laboratorio avrebbero divorziato nei 3 anni successivi. Il potere dell'analisi di Gottman sta nel suo metodo meticoloso e nella precisione dei suoi sondaggi. Ma quali sono i comportamenti che, secondo gli studi di Gottman, compromettono, se reiterati nel tempo, la buona salute della relazione di coppia? Il primo punto sono le critiche aspre nella vita di coppia. Un atteggiamento aspramente critico da parte del partner costituisce un segnale di avvertimento che il rapporto è in pericolo. In una relazione sana, i partner si sentono liberi di dare voce ad un rimprovero, ma molto spesso i rimproveri sono espressi in modo distruttivo, assumendo la forma di un attacco contro la persona. Un abituale atteggiamento critico è un segnale di pericolo perché indica che il partner ha silenziosamente formulato un giudizio molto negativo sull'altro, mettendo chi li subisce sulla difensiva, o lo preparano a passare al contrattacco. Il secondo punto sono i pensieri tossici. Aaron Beck, il padre della terapia cognitiva, cita invece le conversazioni parallele, il verbale e il non verbale, come ad esempio nel tipo di pensieri che possono avvelenare un rapporto, i cosiddetti pensieri automatici, simili ad un rumore di sottofondo, riflettono i nostri più profondi atteggiamenti emotivi e provare una giusta indignazione sono atteggiamenti tipici di un partner che vivono una crisi nel rapporto e alimentano continuamente la collera e il risentimento. Una volta che diventano automatici, sono tali da autoconfermarsi. Il partner che si sente vittima dell'altro sottolinea costantemente qualunque cosa faccia il partner, che possa confermare la sua idea di essere vittima, al tempo stesso ignorando o sottovalutando gli atti di gentilezza che potrebbero mettere in dubbio o in discussione o smentire con l'idea. Questi pensieri sono potenti, essi inceppano il sistema dell'allarme neurale. Questo mette la donna in una posizione perdente in partenza, qualunque cosa ella faccia per essere intenzionalmente gentile. Osservata attraverso lenti negative, può essere frettolosamente giudicata come un debole tentativo di negare la verità, ossia che il marito è vittima della moglie. Il terzo punto sono le emozioni in piena. L'effetto netto di questi atteggiamenti negativi è quello di creare uno stato di crisi interminabile dal momento che si scatenano sempre più spesso. I sequestri emozionali rendono più difficile riprendersi dalla collera e dal risentimento che ne risulta. Gottman usa un termine calzante da inondazione per indicare questa suscettibilità. I partner sono talmente sopraffatti dalla negatività e dalle proprie reazioni ad essa che vengono inondati da un sentimento terribile, sfuggito al proprio controllo. L'inondazione è un sequestro emozionale che si autoperpetua. In alcune persone la soglia per raggiungere questa condizione è elevata ed esse resistono facilmente alla collera e al disprezzo. Altri invece possono essere travolti dalla piena, non appena i partner indirizza loro una leggera critica. Per il rapporto, i veri problemi cominciano quando uno dei due partner si sente quasi pienamente in piena.
In quel caso, i partner che si sentono sopraffatto dall'altro è sempre sulla difensiva, in quanto teme di essere vittima di un attacco e si fa pertanto ipervigilante, pronto a rilevare il benché minimo segno di attacco e reagirà in modo esasperato. Questi, brevemente, alcuni dei comportamenti che alla lunga rischiano di compromettere relazioni, unioni, matrimonio, e per questo vanno evitati. Questi tre punti veramente sono fondamentali, e se vi ritrovate in uno o due di questi punti, per cortesia, cercate di lavorare su questo. Se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.